Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video di Mandigo Fight, a Canterbury. Io sono Leone e siamo qui oggi pronti a fare una partita. Per essere precisi, no, non gioco Maddalena, ma mi gioco Bethany. Quindi andiamo di Bethany per la Dark Room. Sì, l'idea è quella. Siete per questa partita HPD9M70Q. Bethany non può avere, se non erro, bassa probabilità di patti con Satana. Non può avere cuori di fede. È un personaggio in realtà non facile. I cuori di fede per lei diventano cariche dell'eventuale oggetto attivo che possiede in quel momento. Parte con un oggetto attivo che gli dà molta possibilità di avere di avere patti con l'angelo invece con Satana. Il seed è questo, casomai non l'avessi fatto vedere. E non ho altro da dire. Ho finito la spiegazione su Bethany. Un personaggio non facile, un personaggio di Antibert. Un bel personaggio secondo me. E basta. Allora, visto che ho finito già la discussione, devo dare news sulla mia vita. Quindi le darò fra poco, non le darò subito. Nel frattempo spero che state passando. Questo video dovrebbe uscire martedì, se riesco a caricarlo, se no uscirà prima o poi. Spero che state passando un inizio scuola, conclusione vacanze, abbastanza buono. Tecno.5 è buono. Inizio scuola, barrettina inizio vacanza, abbastanza buono, perché in teoria dovrebbero... Dove vado io martedì sono già a scuola. Cioè dove vado io, nel senso, a Maddalena, dove abito. Però non ne ho idea di dove andate voi, se andate a scuola, università, eccetera, eccetera. E quindi sì. A proposito, io fine ottobre inizio l'università, cioè fine ottobre, fine settembre inizio l'università. Se mi sbaglio così tanto c'è un problema e non meriterei di essere entrato al Politecnico. Però va bene così. E ho novità per quanto riguarda a proposito l'università. Ho novità dell'università e so finalmente dove devo andare esattamente, quindi fuffa. Il posto dove devo andare è a Torino, perché la sede staccata ci doveva essere in Sardegna, non è stata fatta visto che mancavano le iscrizioni. C'erano in realtà 25 persone, ma di quelle 25 io e un'altra siamo entrati, abbiamo superato il tutto. Oltretutto sono molto contento di aver rifatto, l'esame. Perché non ho detto nulla a nessuno, cioè proprio ho tenuto nascosto all'internet per scaramanzia, ecco. Però ho rifatto l'esame. Ho rifatto l'esame, motivo per cui anche sono mancato per un periodo. Ho rifatto l'esame ed è andato bene. Avevo preso un 64, quindi ero dentro nella mia facoltà con certezza. E sono contento, ho fatto bene a rifarlo, perché con il 40, il voto che avevo preso io, non sarei passato. Quindi sarebbe stato un grande grosso problema. Adesso sarei in casini pensando cazzo faccio ora della mia vita, la butto nel cesso. Quindi sì, perché il diploma del liceo scientifico non vale nulla. Ok, fatta ciò, andiamo avanti. Per il resto così, basta, semplicemente davo questa notizia così volante a chi interessa. Buon per lui, a chi non interessa non interessa. In ogni caso, una notizia veloce, volante, giusto per... era per dirvi semplicemente del fatto che... Quindi, se siete di Torino, mi vedete... andate in facoltà, cioè andate al Politecnico di Torino, mi vedete in facoltà, sì, sono io. Lucky Zone, carino, ma Infamy è utile. Cioè, Lucky Zone è carino, Infamy è utile. Sono due tipi proprio... Due tipi di oggetto... completamente differente. E quindi sì, perché non l'ho visto mai quel nemico, perché uno è semplicemente carino, l'altro invece è proprio utile. Perché Infamy ti dà una possibilità di pararti ogni tanto da danni che sarebbero presi con certezza. Comunque non facciamo tanti danni, per il nostro danno deriva anche a TechX, Tech.5, qua non c'è TechX, Tech.5, perché mi potenzia abbastanza in realtà. Ciao te, fastidioso come poche cose al mondo sei, Rainmaker, però quantomeno ho una possibilità di pararmi dei colpi. Mi sono dato il potenziamento nella speranza di non prendere danni almeno qui dentro e di avere il patto con l'angelo lo stesso. Sì, grazie al cielo. Lo schifo me lo dai comunque. Yay, se ti cross inutile. No, in realtà è possibilità quando prendo danni di non aver preso i danni, quindi non male. Curso the Darkness. Giustamente vedevo tutto un po' più buio. Negozio lo voglio girare. No, vorrei farmi un giro per questo piano, giusto nella speranza di trovare qualcosa di interessante. Caricare le fiammelle che vorrei possedere in più grandi quantità e basta. Ovviamente il mio danno deriva da questa tecnologia 0.5 che mi sta parando.
Non puoi sedere. Però non mi sta niente di che. Già. Te sei. Tears down. Il mio danno è solo tecnologia 0.5 adesso. Praticamente. Perché sono messo male. E vai, che non vedo più l'oscurità proprio. Ok, questa stanza è proprio è il male più o meno con il setup che possiedo attualmente. Perché te sei speed down. Altra roba negativa per caso che mi puoi dare. Perché veramente, che cosa triste che mi hai dato. Più che altro giro il piano perché non si sa mai che mi perdo qualcosa. Complimenti a me stesso. Veramente complimenti a me stesso. Merito quasi di morire, però non devo morire in teoria. Sto giocando male, sto perdendo anche tutti i fuochi, quindi sono preoccupato per questa situazione. Là c'è un centesimo nel mezzo, evitiamo di prenderci danni da qualsiasi cosa in faccia. Ok. Ok, io posso colpirvi da lontano e voi no, perché ho tecnologia 0.5, praticamente colpisce quanto i miei attacchi normali, quindi tanto vale. Dai, il prossimo piano lo dobbiamo fare senza assolutamente prendere danno. Siamo contentissimi di ciò, oserei dire, non contenti, contentissimi. Devo tenere una bomba, le bombe, due in realtà, ne dovrei avere due, per poter entrare un altro piano alternativo che... Sinceramente con le statistiche che ho tuttora la vedo tipo morta come situazione. Però va bene, dai, lui dovrebbe... Lui, a meno che non è stronzo, decide di dropparmi cuori di fede e basta, dovrebbe riportarmi a buona vita. No, ovviamente però mi ha droppato un cuore di fede, mi sembra giusto. Cosa che di solito non è abitudine fare per quel nemico. L'ha fatta a dropparmi un cuore di fede, perché in teoria Glattoni dovrebbe dropparti cuori rossi o simili. Cioè di base quelli rossi, poi aspetta te, a questo punto faccio così, dovrei dropparti quelli rossi, ovviamente non ha droppato, quindi sono una persona per nulla triste della cosa, no, no, proprio non me ne frega nulla, va bene così, era quello a cui miravo ovviamente il gioco. Droppami altri cuori di fede. Non ditelo, è psicologia inversa, forse funziona, però se lo dite no, però mi ha droppato una bomba, che mi rassicura su... L'entrata del prossimo piano alternativo. Ah, giusto, ci sono loro. Cavolo, mi stavo preoccupando che non fossero simmetrici. Morivo un po' dentro se non fossero stati simmetrici. Entriamo qua dentro. Bloodlust, oggetto buono. Immaginavo ci fosse qualcosa del genere qui, lì in mezzo, ammetto. Quindi... Perfetto. Fammi fare così, fammi levare dalle scatole. Smorrock. Ottima, perché è un aumento di danno. Sì, mi rende lento, ma mi serve l'aumento di danno. Ah, mi serve un'altra bomba. Vabbè, entro nella stanza del negozio adesso. Eh sì, mi conveniva in realtà. In teoria. Visto che c'era la Smorrock, posso dire che mi conveniva, perché ho bisogno di danni ora. Di molti danni. Entro qui dentro anche. Ti prego. Scatol così, mi dai? No. Vediamo un pochettino come mi dà la vita. Sono preoccupato ora perché ho fatto una mezza cazzata prima. Ok, il gioco non me l'ha fatta pagare. In ogni caso, forse, dipende da cosa c'è qui dentro. No, non me l'ha fatta pagare. Non me l'ha fatta pagare per nulla proprio. Ok, c'era qualche cuore rosso? Non ho visto, sì c'era un cuore rosso, quindi posso andare a donarne uno, in teoria. Ok, vai così, mi lascio 3 centesimi. Se mi dessi dei cuori sarei contento. Dai, ultimo tentativo qui, bombe. Anche quelle sarebbero state interessanti, dammi il cuore rosso e andiamoci da qui. Faccio esplodere queste cacchette nella speranza. Un centesimo, grazie. Prendiamo il cuore rosso prima, che intanto lo prenderei comunque. E poi proviamo quest'ultimo centesimo di fare una mezza giocata. Che se riuscissimo a ottenere altri cuori sarei contento. Anche ad altro danno per il boss, ovviamente. Chiavi. Ovviamente paghi con l'unica cosa che mi interessa di meno, ma va bene così. Magari mi dai cuori? No. Mi tengo così per il boss. Sì, non mi sento troppo sicuro delle mie capacità in questo momento. Dio santissimo, te.
Vabbè, inizi quantomeno senza darmi troppe preoccupazioni. Poi il resto del contesto mi preoccupava abbastanza, ammetto, però bello, proprio mi ha sniperato quell'attacco. Mi ha letteralmente sniperato, non c'è altro modo per definirlo. Adesso gireremo per il piano, tu romperai le palle, io ti farò leggermente male. Oddio, aia, sono praticamente morto. Non apparire da qui. Oddio, non questo attacco. Oddio, Tenno, muori, muori, muori. Porca di quella, quanto ho rischiato. Quanto merda ho rischiato. Magiscab, dai. Uno, ho ottenuto un luck up, quantomeno. Non posso ancora entrare. Due. Ok, fammi entrare qui dentro. Sarò contento. Se mi dai centesimi provo ad andare a giocarmeli. No, in realtà non lo farei, forse. No, non lo faccio. Scendiamo giù, più danni prendiamo, più aumenta il mio danno. Dovrei avere Asselty Cross, che se si attivasse una volta sarei contento. Dovremmo esserci, dai. Facciamoci due fuochi. Dovremmo esserci più o meno, perché questi nemici sono fastidiosi oltre ogni dire, praticamente. Poche cose mi danno più fastidio di questi nemici. Quantomeno abbiamo leggermente il danno un po' più aumentato anche nella nostra forma base. Mentre prima eravamo messi veramente male a livello di danno. Pessimo. Dovreste andare qui sopra? Ok. Proviamo a ucciderlo in tempo, ma penso di no, infatti. Infatti ha fatto cadere roba. Ho provato a ucciderlo in tempo nella speranza, mi ha fatto anche un danno intero. No, era meglio che aspettare, perché intanto i ragni non sono troppo un problema. Cioè, sono, erano più un problema quelli di prima che i ragni. Mysterious Paper dovrebbe fare effetti casuali, tra Polaroid negativo e altra roba del genere. Ok, vediamo se c'è solo lui. E i suoi compagni, ovviamente, ne scenderanno un po' più dopo, però c'era soltanto lui. I suoi compagni sono sempre qualcosa di extra. Ma Bethany come fa a entrare nella... Ah, li paga a quel modo lo stesso? Interessante. Un cuore nero lo voglio. Cuore nero mi piacerebbe averlo. Quindi vediamo un pochettino. Centesimi li ho ottenuti qua. Ne ho ben 11 ora. Proviamo a entrare qua dentro. Il primo pezzo del coltello ce l'ho, sì. Tra i due punto al Wishabord. Cioè... stanza del tesoro pessima, comunque. Potrebbe uscirmi qualche volta una stanza del tesoro interessante. Qualche volta. Ciao. Bella. Ottima. Geniale. Oserei dire geniale. La definisco in questo modo, proprio geniale. Non ho altro modo per definirla. Vai così, Black Candle. Ok, ho utilizzato il cuore nero. Sì, ti prendo school bag, così ho possibilità di portare due oggetti attivi, che mi fa piacere ogni tanto, vero? E quindi andiamo. Già spenta la fiamma nera? Che palle. Spero di che aspettasse un po'. Ma il fatto è che non ho tanto danno base. Sono un po' messo male con il danno. Proviamo a far esplodere lui, magari mi darà qualcosa di utile. No, ovviamente. Però palle d'acciaio sono roba utile, ecco. Vai così di fiamma nera. Voglio una fiamma nera. La mia sarà una fiamma nera che vincerà su tutto il mondo. In questi fine mese, giusto per dire, andrò quindi a Torino. Fine settembre. E a quel punto non so come sarà la scadenza di video, perché ovviamente l'università ha la precedenza. Molto addirittura più del liceo, cioè per dirvi. Ci tengo ancora di più. E non so bene come sarà il periodo, molto probabilmente farò periodi d'assenza. Di certo non vi abbandono, non vi preoccupate, non vi lascio da soli per sempre. Farò periodi d'assenza, forse riuscirò a fare live con grafica decente ogni tanto. L'idea forse sarebbe tipo mettermi, che ne so, sabato mattina. Mi faccio tipo 3 ore di live e le ricarico durante la giornata. Cioè durante il mese. Questo dipende sempre da che tipo di connessione avrò a Torino.
se avrò una fibra lo farò, se avrò connessione di merda un po' meno. Cioè, tipo un giorno mi sveglio la mattina presto, per dirvi, un giorno che ho libero mi sveglio la mattina presto, però questa sarebbe la mia idea. Ah, bello, è una bella stanza, mi è piaciuta, proprio una stanza che mi è piaciuta, oserei dire. Quanto meno mi è aumentato il danno, che cosa comunque è abbastanza utile. Altra botta di culo? Sì. Sì. Se mi capitasse sarei contento. Se avessi la chance sarei felice ora, attualmente. Quindi va bene così. Tanto meglio dell'altro oggetto lo è di certo. Puoi venire qui? Toro, toro, toro. Olè. Perfetto. Forse anche facendolo sbattere vicino era un metodo, ma mi fidavo poco. Se ok, lui. Io creo proprio. Io mi so. È lui. È lui, e allora è il momento giusto per utilizzare il mio oggetto attivo al massimo, proprio. È il momento di abusare dell'oggetto attivo, perché è lui. E lui è il male. Il male di vivere. Vieni, male di vivere. Muori, male di vivere. Ok, tears up, quantomeno. Sì, il prossimo piano ci dovrebbe essere la roba. Il tears up mi aiuta abbastanza, perché mi rende tears decenti. Te sei un damage più HP up, per giunta, che sei una cosa, direi, spettacolare. Perché finalmente aumentiamo un po' sia il danno che gli HP. Scendiamo. Cioè, non che avessi danno basso, no, però così va bene. Non ho più curse, quindi vedrò tutta la mappa. Sempre, sono contento. Devo trovare dei culi di fede ora. Non c'è scelta qui, secondo me. Poi ditemi quello che volete. Distant Admiration, Attack Fly, è una scelta pressoché obbligata. Perché Distant Admiration, Attack Fly è più forte dell'altra cosa. Sono andato un po' in rage, ammetto, però ho visto quel nemico e ho detto no, questo qui deve morire. Non mi importa cosa utilizzerò per ucciderlo, ma lui morirà qui ed ora. Come funziona con Bethany? Permette di pagare con cuori di fede da lì? Chiede 4 cuori di fede così, non lo so. Io devo andare nel... io appunto andare a The Witness prima. Però ovviamente devo andare anche da... nella Dark Room. Quindi eventualmente mi prenderei il negativo se riuscissi a ottenere l'entrata per il prossimo, per quel piano lì. Mentalmente punterei al negativo, ovviamente, in caso. Ok, abbiamo il cuore di fede, non devo usarlo, devo tenerne un altro, sarei contento. Vada dal negozio, magari ce n'è uno, vediamo un po'. Ah, comunque anche il laser attraverso i muri ora, cioè siamo messi bene, abbiamo tutto attraverso i muri. Quindi posso quasi stare tranquillone di tutte cose. Ovviamente i suoi attacchi sono sempre fastidiosi. Te metti la fortuna di uno? Non sei troppo forte? Non vali la pena essere preso di certo ora, però va bene. Ok, questo ti ho tenuto. Prova a entrare qua dentro, magari mi ripaga. Se ci fosse un arcade, se ci fosse stato un arcade e io non fossi idiota, mi avrebbe ripagato. Mi avrebbe potuto ripagare, invece sono un idiota e quindi non ci posso fare nulla. E ho perso la mia chance di cosare il coso. Chissà come sarà l'avventura università. Non vivrò da solo, anche altro motivo per cui non so bene come mi gestirò i video e tutto. Perché un mio amico, in teoria, questi sono i progetti per ora. Poi lui ha fatto anche richiesta per la casa dello studente. Quindi in caso un mio amico dovrebbe andare lo stesso a Torino. Però lui è ingegneria elettronica, io ingegneria informatica, e prenderemo casa insieme. Quindi non so come sarà la connessione, non so come sarà nulla praticamente. Sono completamente disinformato sul mio futuro, lo so. Però sarà una nuova magica avventura in cui il primo obiettivo è studiare. Perché se no mi tagliano i viveri, molto semplicemente. Quindi io punterò a studiare, perché non voglio che mi si tagliano i viveri, perché sennò è la fine della mia vita, molto probabilmente. Ah. Sì! No, dovrei lavorare o dovrei esigere donazioni intelligenti. Cioè intelligenti, non intelligenti, pesanti da poi. Per poter sopravvivere senza lavorare.
Devi fare entro un patron e dire: io con questi soldi ci camperò al mese per pagarmi le rette universitarie. Se non potete darmi nulla, fuffa, ok. Però non ci stanno più contenuti video per quel motivo qui, perché non ho soldi. Non ho soldi miei e devo pensare a vivere, quindi devo trovarmi un lavoro e non posso registrare video perché ho tempo libero, il lavoro, quindi mi pagherebbe l'università. Quindi se non vogliamo arrivare a questo, devo puntare a studiare. Se volete che io arrivi a questo, ditemelo, non ci vuole tanto. Faccio solo video per un anno, non studio nulla, non faccio esami e arriviamo velocemente al punto di non ritorno. Proprio rapidi, oserei dire. Proprio, anzi, più che rapidi, proprio rapidissimi, senza passare dal via, in prigione così diretti. Bello ed hanno preso, addio patto con l'angelo. No, stesso patto con l'angelo, c'è. Entriamo nel patto con l'angelo. Rosario. Sì. Ok, ero preoccupato perché il patto con l'angelo aveva occupato l'uscita qui e io devo andare ancora a girare per il piano per trovare l'ultima parte. Comunque si richiedeva quelli di fede e ho fatto bene. Ok, il coltello l'ho trovato, l'ultima parte del coltello. Voglio trovare il negozio? Sì, ho abbastanza centesimi da meditarmi un bel negozietto. Dammi te, anche un altro cuore di fede, ragnetto. Quindi andrei a cercarmi il negozio e poi uscire dal piano, raccogliendo anche un mezzo cuore, giusto per... Là c'è un'altra roccia tinta. Io punto sempre a delle ceste eventuali, però... Va bene anche se mi dà chiavi, per dire, in questo caso. I cuori di fede comunque sono utili, non è roba inutile, quindi... li prendo comunque. Brutta zona. Mi piacciono comunque come le hanno... Proprio qua si nota i vecchi patti con l'angelo. Mentre invece i nuovi patti con l'angelo sono molto più utili. Patti. Sì, beh, patti. Regali dell'angelo. Ti regala un oggetto l'angelo in... Adesso. In Isaac. In Afterbirth Plus. È un oggetto in regalo. Quello ti dà una scelta tra 1, 2, 3, 4 oggetti. Quindi o non ti dà scelta o ti dà una scelta tra 2, 3, 4 oggetti. Però è comunque un regalo, no? Apprezzabile. Speravo che aprisse, sinceramente. Però, a quanto pare, non sono così fortunato. Speravo che si aprissero tutte e due. E non ho capito come mai uno sì e l'altro no. Ma va bene lo stesso. Aia. Non pensavo di prendere danni così, ma tanto c'era un cuore. Oh, Grinsalve. La tua avarizia sarà la tua fine, lo sai. No, è vero, però volevo dire questa cosa giusto perché suonava bene. Due pezzi del coltello ci sono. L'uscita per andare nel piano cosato c'è. Quindi io direi che... Intanto devo farmi The Witness ancora con questo personaggio. Quindi io ci provo, anche se non ho... Oh, ste grandi statistiche, Sono messo male a livello statistico. Cioè, ho 660 di danno, 7 di tiers. Non è buona. E che ho, oltre al 7 di tiers, oltre alle lacrime che sparano i miei fuochi blu, ho anche il vantaggio extra di avere tecnologia 0.5, che è un oggetto, secondo me, sottovalutato di solito. Molto più forte di quanto uno possa pensare, effettivamente. Molto più forte. Quindi, Mausoleo 1. Vai così, perfetto. Devo stare attento ai fuochi viola che spareranno a breve. Infatti prima esco e poi vado a cercare i fuochi. Vado a vedere cosa c'è nella chest per evitare che i fuochi viola mi sparino, perché c'è un tempo di delay ovviamente tra l'attivazione dei fuochi e l'entrata in stanza. Cioè tu entri in stanza e i fuochi si attivano dopo un po', non subito. Quindi sì, si può fare. Confido in questo. Infatti ha funzionato. Di solito sempre costa qualcosino passare in questa versione alternativa. Ah, ovviamente quello spacca, ti apre più o meno tutto e tu puoi farti gli affari tuoi in giro per questa versione alternativa del piano, ecco. No, preferisco tenere bisogno della Stong perché non è certo avere il patto con l'angelo. Metti che casomai apparisse, io un Brimstone ad 1 lo pago. Cioè, Brimstone ad 1, tanta roba, attualmente. Perché comincerei a fare
perché tenere premuto, a non sparare la distanza, cominciare a fare non troppo danno. No, merda, lo sapevo che avrei preso danno qui, era una situazione brutta. Cominciare a fare non troppo danno, però cominciare a fare del danno, che non è naturalmente la cosa in cui sono specializzato. Perché sì, me la cavo ora col danno, ma non ne ho tanto, no. Proprio non si può definire questo tanto danno. Ricordiamoci che posso prendere ben due getti attivi, quindi in caso eventualmente posso prenderlo. Pretty Fly e coso mi aiuteranno tanto a parare le mie lacrime. Secondo me a The Witness non gli faccio nulla. Secondo me con a The Witness proprio... The Witness mi guarda e mi fa... solletico. Quindi sono preoccupato. Discretamente preoccupato in realtà. Perché è proprio The Witness, devo scoprire se The Witness scopre di solletico. Secondo me possiamo anche farcela. Se no è un po' la fine, leggermente. Proprio un piccinino la fine. Però vabbè, lasciamo stare. Non ne parliamo, va tutto bene. Oh, io sinceramente, io ovviamente vengo in una zona ristretta con voi, che siete nemici, che siete leggermente avvantaggiati lì. Quindi ovviamente vengo. Buttare nel cesso una partita per un oggetto di gappi. No, perché dovrei arrivare a sopravvivere e non mi conviene mai nella vita. Ora quell'oggetto di gappi là è proprio una scelta negativa. Non che faccia troppo male, non che sia la merda più grande mai vista. Sì, lo so, funziona anche, secondo me potrebbe funzionare. Lo prenderei. Se non avessi già un obiettivo abbastanza chiaro, lo prenderei. Fosse una partita for fun, eccetera. Ma ora quell'oggetto di gappi è più negativo che altro, quindi meglio evitare. Perché fosse una partita for fun, lo prendi e dici sì, dai, vai, me lo offri il gioco, adesso divento gappi, e magari vinci. Ma è una partita del genere in cui non ho patti con Satana, in cui gappi è limitato, definiamolo così. Non mi conviene. Semplicemente non è la scelta safe. Non è una situazione. Non è una scelta adatta alla situazione. Ecco. Ah, loro così si possono avvicinare. Va bene, non ho capito perché uno dovrebbe premere il tasto centrale prima della fine del livello. Però va bene. Io ho provato, nel senso, vediamo un po' cosa fa. Effettivamente, soltanto per quel motivo uno lo premerebbe. Per vedere un po' cosa fa. E basta, va bene. Ciao, smetti di sparare, grazie. Muori, prego. Sono full vita. Devo vedere in questa arena, perché non ho voglia di cercarmi l'altra, lo dico già. Andiamo a vedere cosa c'è in questa arena. Che ora sono 5.42, 20 minuti per finire il video, consapevoli. E allora siete contenti. Sì, perché poi devo uscire. Quindi sì, è brutta. Se non ero, non c'è neanche YouTube Editor, quindi fare tipo episodio adesso, episodio dopo. Potrei farlo lo stesso, in realtà, perché non è detto che riesca a caricarlo lo stesso. Vediamo quanto sta durando sto video, a proposito. Siamo a 28 minuti, allora facciamo così. Se fra 10 minuti no, vedo che ancora non è addirittura, taglio, metto a caricare il video e faccio la seconda cosa. E la seconda esce domani, io registro niente oggi, quindi va bene così. Ori and the Blind Forest lo riprendo. Appena ho un attimo di tempo libero, che non sto pensando ad altro, lo riprendo. Te mi dai utility, cioè mi dai ragni che fanno danno. Fanno abbastanza danno da meritare. Oltre che rallenti nemici, a fine stanza mi dai un ragno, sempre. Due ragni. Mi dai tot ragni, quindi ancora meglio. Speriamo che servi. Super Grid, ovviamente prima ho trovato Grid normale, adesso c'è Super Grid, no? Supagrido. Perché Gerido. No, non lo so in realtà dire. Cioè, nonostante abbia visto molti, due anime almeno, Full Metal Alchemist e Seven Deadly Sins in realtà Full Metal Alchemist l'ho visto in italiano, quindi fanculo. Seven Deadly Sins sì, l'ho visto in giapponese, quindi posso dire che Grid dovrei averlo sentito. Però nonostante li avessi visti, non me lo ricordo, sinceramente, come si dice, quindi fuffa. Divisage è la merda, più che Divisage lo definirei, Dio santo, muori.
Allontanati, cuore. Non... Stai da solo, cuore. Cuore. Figlio di buona donna, che sto cuore. Ma che cazzo. Ah, sì, vero, è il suo. È la sua abilità, giusto, giusto, dimenticavo. Ah, effetto, effetto della Polaroid ottenuto. Sfortuna per te, shame on you. Cattura intensa è un aumento di danno, che non è così male, oserei dire. No, non ho nient'altro da fare, ammetto. E non mi conviene prendere quell'oggetto, quindi ok. Stanza del tesoro, stanza del negozio viste, tutto visto, possiamo scendere. Siamo quasi un personaggio umano. No, 6,79 di danno, non è buono neanche per farci la battuta. Ho 6,69 di danno, no, 6,79. E quindi è triste. 6,90 di danno sarebbe lo stesso apprezzabile come cosa. Però non lo posso fare, allora fuffa. Andiamo avanti. Siamo sfortunelli, quindi non posso farci nulla. Mi sta per prendere. Perché non potevo sparare. Perché se passi su questi cosi non puoi sparare per un breve periodo di tempo. E quindi fuffa. Dammi qua. Beh, finché ci sono quelli rossi a me va bene. Prossimo piano, sono un po' preoccupato. Ah, devo ricordarmi di non entrare. Sono preoccupato anche per il fatto che in teoria io avrei dovuto ottenere una Bibbia di recente, ma a quanto pare nulla. Non mi uccidere! Che culo che mi hanno parato tutto. Le mie fiamme hanno parato le fiamme altrui. Quindi quando si dice combattere il fuoco con il fuoco. sono così simpatico quando faccio queste battute di sicuro. Lo so, siete tutti qui solo per le battute. Quindi qua, ah, ok, rompi quello. Non capisco perché allora uno si è rotto e l'altro no. Beh, uno si sa rotto le palle, l'altro no. Oh, bene, trovarlo adesso significa avere la possibilità comunque di un famiglio che fa danni extra. Che sinceramente a me va bene. Tanto fa comunque un pochettino di danno e si rende utile. E per giunta non viene bloccato dai muri, mi sembra, da quel che ricordo. Quindi siamo proprio sinergizza col mio setup, oserei dire. Sì, sinergizza abbastanza bene. Mettiti qui, via. Cioè sinergizza, intendo con faccio più danni così, semplicemente funziona. Peccato che non ce lo possiamo portare proprio dietro. Però effettivamente è utile per il fatto che se uno non volesse andare comunque da The Witness, ma se facesse tutta questa storia, poi ci prenderebbe. Si converrebbe comunque fare i piani alternativi in teoria. Perché hai la scelta tra l'oggetto, questo oggetto qui, eventuale, quindi non è male. Stanza più di merda non poteva capitare, ovviamente, perché ogni momento è una nuova spina, oserei dire. Però quantomeno io là non ci torno. Seriamente, io non la rifaccio questa cosa lì indietro, quindi va bene così, è andata bene una volta, bene, grazie, via. Sciò, proprio fuggi, scappa, è fatta, è andata bene. Lontanati, fugore. Cos'è Tech for Spades? Moltiplico le chiavi. Appena uso una chiave lo utilizziamo. Mi piace da fastidio a questi nemici, perché loro non possono colpirmi così. Sono proprio una cattiva personale. Adesso utilizzerò le chiavi, quindi. Conosco la mia mascherina che funziona al contrario. Ho fatto bene. Potevo aver fatto meglio, però quantomeno mi ero quasi ripagato le chiavi ottenute. Ho ottenuto un po' di consumabili a caso. Entriamo qua dentro? Sì. Non conveniva. Sì, per aumentare il danno non conveniva in generale. Io un altro danno me lo prendo giusto per portarmi 8, ecco. Tanto ci dovrebbero essere abbastanza cuori in giro. Sì, esatto, ce n'era uno intero qui. Così almeno sono a un livello di danno che è 8.29, che è sempre lo stesso, quasi accettabile. Magari qua ancora va bene. E posso andare avanti. Devo sperare di ottenere molti cuori rossi nei piani del putrescenti, ecco. In quei piani putrescenti devo ottenere molti cuori rossi. Cioè, sempre che se io voglio vincere, se voglio perdere, posso anche non ottenere. Posso andare avanti così e fuffa. Oh, ti aspettavo. Spero che funzioni anche con la versione campione di mamma, ammetto. E anche con la versione campione cuore. No, in realtà non saprei chi battere con questa cosa. Forse quella di mamma è fattibile. No, quella di mamma c'ha. Ma anche quella campione c'ha brutta roba.
Ma che cavolo me ne frega? Io posso usare. Scusate, deficiente io. Ho la possibilità di utilizzare le cariche con i cuori di fede. E io direi che 6 punti di cuori di fede me li butto. Sì. 3 cuori di fede, per una cosa del genere. Ma come, Leone? Ti stai buttando 3 cuori di fede? Sì, mi sto. Proprio li sto sacrificando 3 cuori di fede. Non è che li sto buttando. Li sacrifico a stupidità maggiore, praticamente. Prima entriamo qua dentro. Potrebbe anche non essercene bisogno. Però intanto io direi che Cards Against Humanity. Non sarà difficile, secondo me, da distruggere, ammetto. Perché basta fare più o meno così e divento una macchina semovente, distruttrice, portatrice di morte e di vita. Ciao cuore eterno, che sei un HP up. Perché ho preso questo? Perché intanto lo prenderò al limite per il boss. Quindi, cioè, se prendo danno sono deficiente io, fine. Non posso fare altro. Quindi andiamo avanti così, speriamo in bene. Sprechiamo in bene, stavo per dire. Però vabbè. Andiamo qua dentro. Nope. Che sotterrai? Sì, potrebbe, però vabbè. Troppo tardi. Una marea di cuori rossi. Potevo buttarci un po' di vita. Ok, questa carica mi aiuta tanto, in realtà. Perché mi permette di fare mezze porcate, ecco. Cioè, posso fare un po' di roba con questa carica extra che ho con qui. Pago di meno, ecco. Non un po' di roba, pago di meno. Che non è male. No, va bene, buona, è ottima. Vediamo, dai, siamo verso addirittura d'arrivo. Lo vedrei come una bastardata quella di farvi finire il video ora. Mm-mm. 99 bombe sarebbe un'idea a sto punto. Sì, 99 bombe è un'idea. Stanza segreta? Potevo guardarla anche nelle altre zone, effettivamente, lo so. Oh, fire tap danno diminuito. No, rimango così. Mi interessa il danno perché tanto mi sto basando su tecnologia 0.5, quindi il resto è fuffa. Quindi io pagherò soltanto, sì, due tacchette, un cuore di fede praticamente per uccidere tutte e due. Entro, uso questo, spero che lo uccida, se non lo uccide sono nella merda e vediamo un po' come va. Perfetto. Tra le due direi Polaroid perché la trovo sempre più utile. Entriamo qui dentro. Acqua santa! Ci mancava giustamente l'oggetto inutile per eccellenza. Andiamo qua dentro. Tu muori? Perfetti, perfetto così oserei dire. Proprio al bacio. Ce lo siamo completati sto piano. Adesso scendiamo giù e preghiamo. Preghiamo, preghiamo, preghiamo. Davvero, tutti insieme dobbiamo pregare forte, forte. Perché là c'erano. Quelle erano le mie scorciatoie, la mia versione. Era come rendersi facile il piano finale, però va bene così. Qua non ci avrò queste. Non avrò queste possibilità. La cosa è abbastanza ovvia. Però mi terrò sempre la carica del volo perché non si sa mai. Quanto siamo di video? Sì che manca poco, però 38 minuti, io devo uscire. Allora, va bene, visto che così io direi che esco, vado a farmi quello che devo fare, che è importante. Il video lo vedete continuo domani, mi dispiace, lo so, è da stronzi, però non farò soltanto i continui di questo video, vi caricherò anche un video extra, che è una coop con un mio amico su Brawlhalla, e il giorno dopo una coop con sempre il mio stesso amico su, come si chiama? Oddio santissimo, non mi viene il nome, su Spelunky, non il solito amico, un altro. Quindi qua da noi è tutto, ciao a tutti ragazzi, grazie per aver seguito il video, ci si vede domani con questo video e gli altri video invece registrati prima, vedete fra poco. Ciao a tutti!